con altre parole definito prima, e infatti Annette ci ha già annunciato che ringrazierà a modo suo, ci farà vedere come. E la motivazione del premio è ad una donna capace di praticare con creatività e originalità la potenza trasformativa ed evocativa del teatro per dar voce a chi voce non ha, costruendo ponti di pace tra persone e comunità che vivono conflitti che possono essere di diversa natura, e anche in questo caso con riconoscenza la cittadina. Annette. Grazie a tutti, ho dato una lettera a tutti voi e ringrazio i miei amici di Volterra, Cori, Paola, Arabella da Londra, Lania, Javi, di essere qua con me perché noi siamo amici. Su quello che ho scritto una telefonata di ieri. Mahmoud, che era nello spettacolo con me, Arabella a Oxford di Gaza, in panico, dicendo dove vado, è stato bombardato la casa del mio zio e sono morti tutti, dove vado? È tutto così drammatico, e nel stesso momento, se sapessero di questo premio oggi, farebbero e ci sarebbe un momento di festa in mezzo alle bombe, si balla. E a questo la vita, quando si arriva in posti dove c'è guerra, dove c'è oppressione, dove si pensa non c'è un momento di felicità, invece non è vero, perché la vita diventa così preziosa. Qua siamo tutti insieme. Se fossimo a Basra, dove ero tre settimane fa, o a Baghdad, non si potrebbe stare su tutti così insieme se fuori non ci fossero i soldati a proteggersi di un'eventuale bomba. E tante volte le ragazze, le persone hanno paura di fare un viaggio per la città dove rimani bloccato nel traffico. E tu inizi a pensare, se adesso esplode una bomba, cosa posso fare? Morire. E se fossi una giornalista, e io vorrei dire qua, non c'è libertà nel mio paese di scrivere quello che voglio, di dire quello che voglio. Ci sono state 96 esecuzioni di pena di morte nel mio paese, in Iraq. E allora, quando io ve lo racconto a basso, dopo ho paura e forse mi arriva la telefonata, come questa donna che aveva fatto un appuntamento con la sua migliore amica, dormo da te, stanotte vengo da te. Nessuno lo sapeva, tranne il suo marito. Lei arriva a casa della sua amica e ci rimane a dormire, perché è pericoloso andare a casa la sera. Alle 3 di notte arriva una telefonata e va trum, trum, trum. La sua amica non si sveglia e lei dice, rispondo io perché non sveglio nessuno. E al telefono sente la voce della sua figlia, 4 anni. Ciao mamma! E lei vuole rispondere, bimba! E poi sente che è una voce registrata. Ciao mamma, come stai? Ciao mamma, come stai? Ciao mamma, come stai? Ciao mamma. Poi silenzio. E una voce maschile dice, ami la tua figlia? Lei ha messo giù il telefono. Durante la notte non ha chiuso occhi. E sentiva dei rumori.
E quando la mattina è uscita da casa è arrivata una macchina in grande velocità, è proprio saltata dietro. Sì, la libertà di espressione. Io vorrei raccontare che non c'è, che i giornalisti in tanti paesi non possono parlare liberamente. E adesso c'è una legge, come in tanti paesi, se tu dici qualcosa contro l'unità del paese, sei un terrorista. E c'è la pena di morte. E vai nelle carceri dove non c'è l'avvocato, dove non riesci a difenderti. Ed è peggio quello che è successo a un'amica giornalista, a Bader. Lì era arrivato un incarico bellissimo di intervistare un grande leader, un uomo molto importante. E allora lei si è preparata con tutte le domande e ha detto: adesso questo sarà un grande passo per la mia carriera. È arrivata nell'ufficio e lui l'ha detto: benvenuta signora, si siede, volontè. Era molto molto gentile, si è seduta, ha iniziato a fare le domande e lui ha pure risposto. E poi le sue mani sul suo corpo, dappertutto. Lei si è gelata, ha pensato: cosa faccio? Adesso cosa faccio? E da un momento all'altro l'ha presa la testa, l'ha baciato sulla bocca e lì lei ha urlato. È corsa fuori dall'ufficio, arrivata a casa, ha detto: faccio l'articolo. Però nel frattempo lui ha dato una conferenza stampa dicendo che questa brava giornalista l'aveva sedotta. Lo sapete cosa significa in un paese come l'Iraq? Che tu sei una puttana per la tua famiglia? Pure che sanno che non è vero, o che quando vieni violentata sei te la colpevole e non l'uomo. Così lei ha perso il lavoro, perché era una donna di poco conto. E lei aveva sognato con tanti, tanti altri giornalisti, dopo il 2003, che la guerra era finita in Iraq, di arrivare alla libertà, a una vita diversa e di non pensare più alle poesie del tempo di Saddam Hussein. Invece ci pensano, ci sono bombe, c'è poco libertà. E per questo, per pensare a tutti i colori, non solo quelli di Iraq, che non conoscono in questo momento la libertà o la sicurezza di non trovare delle bombe davanti a loro, vorrei cantare questo canto di un poeta iracheno che era nel carcere di Saddam e che parla del treno che viene ogni settimana e porta i vestiti puliti con il profumo di casa, il mangiare. E questo treno veniva ogni settimana. Mareina bikum hammet واحنا بكتار الليل واسمع ندك اكهوى والشمن ريحة تهل يا عرب شيك بكاها سيخت الشيك يا عرب يا عرب شيك بكاها سيخة الشيك يا ريل قدر هوا أم ولاك هذا الاسم بالبتا قدر هوا أم ولاك هذا الاسم بالبتا